Bentrovati fuori classe! Eccoci con la seconda parte. Come avete imparato dallo scorso video, la capacità di rinascere di Milano è straordinaria. Ma i germanici non furono gli unici a cercare di sottomettere la città di Milano. Sapete dirmi chi occupava la nostra città dalla prima metà del 1500 fino all'inizio del 1700? Furono gli spagnoli. In realtà, mentre Barbarossa aveva cercato di sottomettere la città sotto tutti i suoi aspetti, quindi militarmente, politicamente ed economicamente, la Spagna cercò di assoggettare Milano soprattutto dal punto di vista economico. Questo perché la metropoli era strategicamente importante, ricca, a metà della pianura, al centro delle vie di commercio. Insomma, lasciandole abbastanza libertà e indipendenza, avrebbe potuto continuare a crescere e portare ricchezza anche ai dominatori spagnoli. Questa però non fu una scelta priva di conseguenze. L'indipendenza di Milano fece emergere diverse problematiche dal punto di vista fiscale. Alla fine, insomma, è sempre una questione di soldi. Carlo V, imperatore spagnolo, erede fortunato di un impero vastissimo che comprendeva l'odierna Spagna, Germania, Paesi Bassi e parte del nord Italia, decise di mettere ordine nelle finanze del suo vasto impero. Iniziò dai territori conquistati per ultimi, fra questi proprio il Ducato di Milano. Commissionò quindi un estimo generale dello Stato. Cosa significa estimo? Se ci fate caso, la parola estimo somiglia alla parola stima. È infatti la sua versione più antica. Si trattava dunque di fare una stima di tutti i beni di Milano. Case, terreni, proprietà. Ci fu presto una ribellione da parte delle oligarchie, che vedevano in esso un pericoloso strumento di controllo. Nonostante le difficoltà incontrate, l'estimo venne portato a termine nel 1560 e questo permise di mettere sotto controllo il patrimonio del Ducato di Milano. Dopo il periodo di dominazione di Carlo V, Milano dovette subire l'aumento delle tasse voluto da Filippo II. Quest'ultimo cercò di conoscere al meglio il territorio milanese, soprattutto sotto l'aspetto amministrativo ed economico, al fine di far diventare Milano parte integrante dell'impero spagnolo. Sempre sotto il dominio spagnolo, il trentennio tra il 1630 e il 1660 fu caratterizzato da iniziative e da trasformazioni spesso contrastanti. L'arrivo della peste, come ormai anche voi sapete bene, mise in crisi l'intero sistema della regione. Nei decenni successivi, le imprese cittadine subirono una grossa perdita, mentre, per la prima volta, una sorta di industria si sviluppava fuori dalla città. Di questi 170 anni di dominazione, tutto quello che ci rimane è qualche palazzo, ma soprattutto pochi resti delle mura spagnole, che lunghe 11 chilometri erano state fatte costruire dal governatore Ferrante Gonzaga, tutto intorno alla città. Il progetto, che aveva lo scopo di difendere Milano, di allargarla e di far pagare il dazio in entrata, venne affidato all'ingegnere Olgiati. La prima pietra venne benedetta in Duomo nel 1549 e i lavori durarono 12 anni. Il castello restò a far parte delle mura, ma venne ulteriormente fortificato e diventò la sede della guarnigione che ospitava oltre 2000 soldati, perdendo definitivamente la sua funzione di dimora rinascimentale del duca. Dopo la dominazione spagnola, cominciò quella austriaca. Questi decisero di trasformare i bastioni, che ormai non servivano più a scopo difensivo, in una bellissima passeggiata, tra le più belle d'Italia, con una splendida vista sulla città e sulle montagne. I bastioni furono successivamente demoliti,
dopo 400 anni, esattamente nel 1945, per agevolare la viabilità. Delle mura spagnole rimangono i resti in mattoni vicino a Porta Romana e delle 6 porte principali e delle 5 pusterle oggi resta soltanto la Porta Romana in piazza Medaglie d'Oro. Del periodo spagnolo però restano forti tracce nel nostro dialetto. Ci sono infatti molte parole che sono derivate dallo spagnolo. Leggetele voi. Ed ora concludiamo con un piccolo test per mettere alla prova le vostre conoscenze su tutti i video storici usciti finora. Prima domanda. Quale di questi è un organismo unicellulare? A. Virus. B. Batterio. C. Gatto. Seconda domanda. Quale città mise in atto per prima la quarantena? A. Vercelli. B. Venezia. C. Milano. Terza domanda. Quale cardinale ideò lo stratagemma delle crocette per contrastare la diffusione della peste? A. Federico Borromeo. B. Sant'Ambrogio. C. San Carlo Borromeo. Quarta domanda. Che cos'è un lazzaretto? A. Un ospedale da campo per malattie inguaribili e contagiose. B. Un posto dove potersi riposare. C. Un grande ospedale che riuniva tutte le funzioni dei piccoli ospedali cittadini, chiamato anche Ca Granda. Quinta domanda. Perché si era sparsa la voce che Ludovico Acerbi fosse il diavolo durante la peste del 1630? A. Era ricco e avaro. B. Aveva portato lui per primo la peste in città. C. Era un magistrato al servizio del governo spagnolo. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video. Settimana prossima usciranno dei video legati alla cucina milanese. Tenetevi pronti! Buon weekend e un abbraccio, fuori classe!